Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, siamo qui oggi, è l'ultimo dell'anno e vi faccio un video diverso, diciamo. Ho preso spunto dal tag Life in Letters, quindi vi farò aiutare praticamente dalle lettere dell'alfabeto per dirvi cosa penso sia stato per me l'anno passato e logicamente cosa voglio che sia l'anno nuovo. Quindi cominciamo! A come armonia, perché l'armonia è ciò che lega questa terra, l'armonia degli opposti, quindi assolutamente armonia. B come badare a se stessi, badare agli altri, badare a chi ci sta intorno, essere comunque presenti e dare il nostro contributo per rendere le persone stabili, renderle vere. C. Per me C è Christian, per me è il mio mondo, la mia vita, il mio amore e rimarrà sempre il Christian, la C di Christian, assolutissimamente. D. Come decisione, le decisioni vanno sempre prese, bisogna avere comunque un metro di giudizio lineare e alla fine prendere una decisione, perché se si resta lì nel limbo non si capisce poi bene chi siamo, invece attraverso le nostre decisioni vediamo sicuramente, riusciamo a capire sicuramente molte più sfaccettature del nostro carattere e siamo persone più insomma più cresciute, più mature. E come entusiasmo, in particolare l'entusiasmo per la vita, l'entusiasmo proprio quello dei bambini, essere sempre entusiasti di fare qualcosa, sempre felici, sempre pronti ad essere lì in quel momento con tutti i buoni propositi per iniziare qualsiasi cosa si faccia. F come felicità, la felicità è la base, anche l'accontentarsi, quindi l'essere contento, ma la felicità è una cosa che arriva in un momento, magari quando non ti aspetti, dura poco, la vera felicità, ma è una sensazione meravigliosa, è qualcosa che va provato, quindi viviamo questa vita anche solo per quegli attimi di felicità. G come giostra, perché la vita assolutamente è una giostra, ci sono alti e bassi, ci sono momenti belli, momenti bui, ma l'importante è giocare, è divertirsi, è girare in questa giostra e sapere che non si fermerà mai, quindi non ci sarà mai un periodo tutto nero, non ci sarà mai un periodo tutto bello, quindi insomma divertirsi a giocare e torneremo alla A con l'armonia degli opposti. H come home, non l'ho messo su casa perché sinceramente non trovavo niente con l'H e ho trovato la parola in inglese home, quindi casa, essere a casa, vivere la casa, sentirla, non solo come fosse un hotel, bensì come parte di noi, ogni angolo della nostra casa ci rispecchia e ogni angolo della nostra casa ha un pezzo di noi, un pezzo della nostra vita, magari sono anche cose materiali, ma non è detto che siano cose di valore, ma magari un semplice oggetto ci ricorda una persona, oppure ci ricorda un momento, un viaggio. La nostra casa è piena della nostra vita, quindi amiamo la nostra casa e teniamola bene, teniamola pulita, ordinata, quindi H come home. I come istinto. A volte l'istinto può portare anche nella cattiva strada, ma se seguite l'istinto, quello proprio il primo, quello che vi viene in mente, che la maggior parte delle volte forse è quello che vi porta nella buona strada, allora sì, allora è giusto. Se invece iniziate a farvi domande, allora non è più l'istinto, allora è soltanto una cosa mentale, mentre l'istinto, quello proprio che vi fa parlare, che vi fa dire una cosa subito, quello è sempre quello che voi pensate, sicuramente. Quindi seguire l'istinto con moderazione, ma cercare di seguirlo. J come jolly, ovvero siate un jolly, imparate più cose, siate curiose, curiosi, iniziate magari da quella che vi piace di più a quella che vi piace un pochino meno, ma comunque buttatevi, poi fate sempre in tempo a tornare indietro, perché se sperimentate più cose, ovvero essere un jolly, la vita vi sembrerà sempre più colorata, perché più cose fate, più cose imparate, più capite delle persone, più conoscete e più siete pieni, pieni di vita.
Kappa come karma, il karma è azione, quindi il fatto di fare l'atto in se stesso. Quindi fate, non fermatevi, non state lì sul divano. Sì, a volte ci vuole anche quello per riflettere, ma alzatevi, fate quello che dovete fare, non rimandate le cose, perché la vita va vissuta subito, non va rimandata. L come lasciare, lasciare andare brutti pensieri, lasciare andare le cattive abitudini, lasciare andare. Moltissime volte tendiamo a trattenere cose che non ci fanno star bene, come pensieri brutti, pensieri che ci fanno provare rancore. Lasciateli, lasciateli andare e vedrete che starete molto meglio, perché ricordatevi che il rancore, i rimorsi sono sempre quelle cose che fanno star male chi li prova, non l'altra persona. M come mamma, amate le vostre mamme, faranno sempre parte della vostra vita, che lo vogliate oppure no, quindi cercate di costruire un rapporto se non ce l'avete, cercate di amarle il più possibile, perché non saprete mai quando se ne andranno da questa terra e poi non potrete farci più nulla, quindi cercate di dirgli ti voglio bene se lo pensate, diteglielo, perché non c'è niente di male, non c'è niente di male, non c'è vergogna, non c'è... Perché bisogna vergognarsi di dire ti voglio bene alla vostra mamma? N come no. A volte bisogna dire no agli altri, ma anche a se stessi. Se una cosa non vi sta bene, ditelo. Dite no. Io la penso diversamente. Non cercate sempre di far contenti gli altri e rimetterci voi. Insomma, create quel buon compromesso, ma ogni tanto dite anche qualche no. Se siete persone che comunque non... tendono a non rivelarsi mai per far piacere agli altri, beh, è un modo di vivere assai punitivo verso se stessi, insomma, cercate di dire anche la vostra e di dire qualche bel no a volte, se qualcosa non vi sta bene, insomma, ditelo. O come ordine, cercate di mettere ordine nella vostra vita, nella vostra casa, nei vostri luoghi dove siete, cercate di tenere comunque un ordine, anche un ordine mentale, quindi ogni tanto mettetevi e pensate a quello che state facendo e chiedetevi se la vostra vita è in ordine. Se la vostra vita non è in ordine, non è un problema. Cercate di rimettere a posto il puzzle, pezzo dopo pezzo, perché è molto importante essere comunque ordinati nella propria testa e non avere cose che sbalzano qua e là e non sapere bene cosa fare. P come passione. La passione non deve mai mancare nella vostra vita. E non parlo solo di quella tra uomo e donna, parlo semplicemente della passione per esserci, per vivere. Dovete avere la passione per fare le cose, la passione in cucina, la passione nel lavoro, la passione nell'arte, la passione... Qualsiasi cosa voi facciate deve essere piena di passione. Non fate mai le cose perché dovete farle, fatele comunque con passione. E se per forza dovete fare qualcosa, allora cercate di trovare il lato positivo anche in quella cosa, perché credetemi, ogni cosa ha il suo lato positivo, perché questa vita ha due fazioni, c'è sempre l'opposto dell'altro, cercate la parte positiva. Q come quotidianità. La quotidianità è una delle cose migliori al mondo, e non parlo di abitudine, parlo di quotidianità, vivere passo passo la giornata, sentirla, esserci. Sto ripetendo sempre la stessa cosa, ma l'importante è esserci, e non come io adesso che sono qui e sto parlando con voi, ma esserci nel senso in cui io adesso sono qui, sto parlando con voi e cerco di mandarvi un messaggio positivo, perché siamo bombardati continuamente anche dalla TV da cose negative. Quanto vorrei vedere una volta nella vita un telegiornale di tutte notizie positive, non esiste, però esiste quello di tutte notizie negative, e questo ci porta ad essere sempre più tristi, a pensare che questa vita faccia veramente schifo. Invece no, invece no, io sono qui adesso, ci sono, quindi esserci, e sto cercando di mandarvi un messaggio positivo, spero di riuscirci. R come ricordi. I ricordi sono parte di noi, sono quei pezzetti di puzzle che ci hanno costruito e che continuano a costruirci man mano che andiamo avanti. Noi ricorderemo quello che abbiamo passato, sia il bene che il male, entrambi costruiranno il nostro carattere, la nostra persona, quindi cerchiamo di essere buoni con i nostri ricordi e non trattarli male, quindi non cerchiamo di dimenticare nulla, anche perché è impossibile dimenticare.
dimenticare certe cose. Amiamo i nostri ricordi e magari perdoniamoli a volte, come faremmo con una persona. Quindi perdoniamo i nostri ricordi, magari perdoniamo noi per essere stati artefici dei nostri ricordi negativi, ma siamo entusiasti dei nostri ricordi positivi. Esse come sentimenti. I sentimenti, come sempre, positivi e negativi, sono quelli che ci mandano avanti. Quindi sentire l'amore, sentire la gioia, sentire il dolore, sentire anche la sofferenza ci fa rendere conto che noi siamo vivi, che noi siamo qui e dobbiamo godercela sta vita, perché sì, ce n'abbiamo una, ma è comunque preziosa. Quindi i sentimenti sono il motore, sono il diesel della nostra vita. Quindi accogliamoli e cerchiamo di sentirli fino all'ultimo pezzettino. Ti come Tao. Il Tao, sapete bene, è quel simbolo orientale, il cerchio, che si divide in una parte nera con un puntino di bianco e in una parte bianca con un puntino di nero. Vivete la vita con questa filosofia e saprete godere del bene e accettare la sofferenza. Insieme sarete in armonia. U come ugola, non smettete mai di parlare o di cantare. Siate sempre voi stessi e ditelo, dite quello che pensate, non tenetevi le cose dentro, non serve a nulla, vi danneggia soltanto. Dite sempre quello che pensate, siate liberi di dirlo ai vostri genitori, soprattutto ai vostri compagni, ai vostri parenti, dite sempre quello che pensate. Magari alcune persone non piacerà questo lato di voi, ma l'importante è che voi siete a posto con voi stessi e dovete dire quello che pensate, sempre. È l'unica soluzione, il dialogo è la soluzione. V come verità. La verità innanzitutto, quindi non dite le bugie, non dite cose che non pensate, non siate ipocriti, dite sempre la verità paga sempre e non è solo modo di dire, è vero che la verità paga sempre, magari non subito, ci sembra che subito non ci ripaghi, ma poi col tempo ci ripaga assolutamente sempre. Quindi siate veri prima di tutto con voi stessi, non cercate di insinuarvi cose false in testa, non cercate di convincervi che non la pensate in quel modo, se poi tanto sapete benissimo in fondo che la pensate in quel modo, quindi siate veri con voi stessi e soprattutto siate veri con gli altri. V doppia come woman, donna. Ovviamente in questo caso parlo anche degli uomini, ma qui abbiamo la V doppia. Siate sempre quello che siate. Se vi sentite donne, siate donne. Se vi sentite uomini, siate uomini. Se siete in un corpo di donna e vi sentite uomo, sapete benissimo quello che dovete fare. Change, cambia, cambia, perché è l'unico modo per sentirsi se stessi è che il nostro corpo coincida con la nostra anima. Allo stesso se siete, non mi ricordo cosa ho detto prima, ma comunque se vi sentite donne e siete in un corpo di uomo, o vi sentite uomo e siete in un corpo di donna, fate assolutamente il cambiamento. Lo so, è una cosa dura, ma penso che poi ci sia un riscontro molto positivo, vi sentirete a posto, quindi fatelo, insomma, fatelo. E dico una cosa soprattutto alle persone, come dire, coerenti tra mente e corpo. Io sono donna e mi sento donna. Siate grati, grati assolutamente, perché è una delle fortune più grandi del mondo essere nati in un corpo che ci appartiene. Quindi siate grati, a chi non lo so, ma siate grati a questa vita. X come X Factor. L'X Factor non il programma, ma quella cosa che abbiamo tutti e che ci identifica come persona diversa dagli altri. Quindi ognuno di noi ha un proprio pregio, un proprio, appunto, una cosa strana che abbiamo solo noi, come l'X Factor, che magari può essere non so, nel canto, nel ballo, nell'arte, nel lavoro, nell'amore per gli altri, essere dei buoni comunicatori, essere delle persone comunque. Per fortuna non siamo tutti uguali, quindi ognuno di noi ha questa cosa, magari è nascosta dentro di noi, ma cercate di buttarla fuori e darla a chiunque, perché niente, secondo me, di quello che siamo è totalmente per noi. Cerchiamo di dare agli altri mille sfaccettature di noi.
Y, ragazze, non mi veniva niente con la Y. E allora ho messo l'unica cosa frivola di questo alfabeto, che è Yankee Candle. Chi non ama Yankee Candle? I profumi della vita, insomma, alla fine. Le Yankee Candle sanno di lavanda, sanno di limone, sanno di tutte queste cose che sì, abbiamo intorno. E chiunque le abbia create è stato veramente, come dire, un ingegnere perfetto, perché il profumo del limone, della lavanda, le fragranze comunque in sé per sé sono cose meravigliose. Magari un odore ci può portare appunto ad un ricordo particolare, qualcosa che avevamo dimenticato ci salta subito alla mente e magari con quell'odore ricordiamo qualcosa. Z, per finire, come zen. Siate persone zen, ovvero perlomeno cercate di esserlo in metà della giornata, quindi prendetevi quel tempo per starvene lì calme, cercare di buttare fuori i cattivi pensieri, accettarli, trattenere quelli buoni, farli propri, rendersi persone zen significa essere comunque, appunto, come vi ho detto anche prima, persone equilibrate. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Insomma, è stato un po' un alfabeto di come dovrebbe, perlomeno per me, per quanto mi riguarda, essere vissuta la vita, l'anno nuovo che viene, come ho cercato di vivere l'anno passato, quindi un buon proposito per l'anno prossimo potrebbe essere assolutamente quello di mettere in pratica questo alfabeto della felicità, della vita, ed essere comunque persone migliori. Se non lo siamo state nell'anno passato, cerchiamo di esserlo nell'anno futuro. Vi mando un grosso bacio e auguri di nuovo, buon anno, ciao!